Lezione al telefono, teatro benessere, clip 7. Bentornati. Siamo nella location quella spaziosa, quindi vuol dire che tra pochissimo andremo in piedi. Di che parliamo oggi? Di quello che ci siamo magnati? E no, perché sarebbe veramente cosa triste visto che io sono a dieta. Parliamo di equilibrio. Utopia? No. Raggiungere un equilibrio psicofisico nella vita è difficile, ma non impossibile. E soprattutto è utile per uscire dalle situazioni stressanti con il minor danno possibile. Ci sono diversi tipi di equilibrio. Quello di cui noi oggi faremo esperienza è l'equilibrio attenzionale. E che è? Vuol dire porre una totale concentrazione in un'attività che stiamo svolgendo, quindi essere presenti nel qui ed ora, assaporare ogni attimo ed essere consapevoli di ogni pensiero, emozione, stato d'animo che stiamo provando. Noi siamo abituati a dare molta attenzione all'estetica, facciamo le diete, andiamo in palestra, chi ci esordi se fa i massaggi, ma non diamo mai attenzione alla parte emotiva e psicologica e questa non è cosa buona e giusta. Prima di andare in piedi, vi voglio leggere tre frasi tratte da un libro che sto leggendo in questi giorni. Philippe Petit, Trattato di funambolismo. A parlare è un funambolo. Il filo trema. Si vorrebbe imporgli la calma con la forza, mentre invece bisogna spostarsi con dolcezza, senza disturbare il canto della corda. La vita non va sempre come vogliamo. Alcune volte ci trema il terreno sotto i piedi. E noi che facciamo? Siamo lì a cercare di fermare questo tremolio. E no, noi dobbiamo imparare a danzare in questo tremolio. Tanto la situazione che non ci piace c'è, è un dato di fatto. Quindi dobbiamo trovare in questa situazione un nuovo equilibrio per poterla affrontare nel modo migliore. Un'altra frase è questa. Il sapore di un secondo di immobilità, se il filo ve lo concede, è una felicità intima, vero? Noi abbiamo paura di fermarci. Eppure, ragazzi, è un momento davvero, davvero magico. Forse è l'unico momento in cui noi parliamo con noi stessi e soprattutto ascoltiamo noi stessi. Quindi, quando capita, non lo gettiamo via. Cerchiamo di viverlo appieno. L'ultima frase. I limiti esistono soltanto nell'anima di chi è a corto di sogni. Bellissima, bellissima questa frase. Noi spesso ci poniamo dei limiti per paura, per preconcetti, e in questo modo non viviamo esperienze che potrebbero esserci utili nella vita o che potrebbero farci stare bene. Quindi, bando alle ciance e in piedi! Il primo esercizio che andremo a fare non c'entra nulla con l'equilibrio, ma serve per scioglierci. Per affrontare la lezione di oggi dobbiamo buttare fuori tutte le nostre preoccupazioni ed ansie. Quindi via, tutto fuori, anche con i piedi. Io lo farò breve, ragazzi, voi sempre 5-6 minuti, Spalle! Lasciatevi andare, bacino. Non dobbiamo essere bravi a ballare, possiamo anche non andare a ritmo. L'importante è lasciarci andare e togliere tutti i pensieri. Dobbiamo svuotare la mente e dedicarci solo a noi. Adesso ballate, non so, nella maniera più stupida che vi viene in mente. Divertitevi, ok? E via per 5-6 minuti. Dopodiché faremo questo esercizio. Andiamo sulle punte. Direte, Martì, è una cavolata. E no, perché lo dovete fare ad occhi chiusi. Gambe all'altezza delle spalle. Pronti? Chiudete gli occhi e andate su. Perderete l'equilibrio, è normale. Cercate di rimanere completamente concentrati sul vostro allineamento. Ricordatevi che la testa è la parte del corpo che pesa di più, quindi se la mia testa va in avanti, cadrò in avanti. Se va indietro, cadrò indietro.
5-6 minuti anche questo. Dopodiché aggiungiamo una difficoltà. Alziamo le mani all'altezza delle spalle, in questo modo. E poi giù, come se volessimo volare. La sensazione deve essere proprio di leggerezza. Non imbrogliate, occhi chiusi e sulle punte. 5-6 minuti e aggiungiamo un'ultima difficoltà. Andiamo con le mani fino su e scendiamo. E di nuovo, voi fatelo lento, su e scendiamo. Qual è il segreto? Immaginate di avere una bolla qui intorno che difenda il vostro spazio vitale. Quindi nel momento in cui vado su, quando scendo, io mi affido alla mia bolla, ovvero mi affido a me stessa. E giù, anche questo 5-6 minuti. Dopodiché passiamo a un esercizio. Io non so se voi lo facevate da piccoli, io lo facevo sempre. Prendiamo un bastone della scopa e cerchiamo di mantenerlo sulla mano aperta. Ricordatevi che non siete voi ad imporre il movimento al bastone, ma siete voi stessi ad adeguarvi al movimento del bastone. Non imbrogliate, non chiudete la mano. Danzate con il bastone e mantenete sempre il baricentro del vostro corpo attivo e sveglio. Poi, non so se mi viene, provate a fare questa cosa, sempre mano aperta. Aspettate. Proviamo a scendere e a salire. Scendere, salire. Scendere, salire. Scendere, salire. Se volete, nulla è impossibile. Anche questi 5-6 minuti. Poi andiamo ora a cercare un disequilibrio. Alziamo un piede e lo muoviamo cercando proprio di perdere l'equilibrio, ma nello stesso tempo cerchiamo di trovare un nuovo equilibrio per non cadere. Spingetevi al massimo, osate più che potete e fidatevi di voi anche quando vi sembrerà di cadere, di dire oddio, oddio, non la faccio più. Affidatevi al vostro corpo che troverà il suo equilibrio. Fatelo anche con l'altra gamba, ci potete anche ballare. È un po' quello pure che succede quando si interpreta una persona brilla. Di solito l'attore tende ad andare giù, cosa sbagliata. Una persona che ha bevuto un po', cosa fa? Tende a rimanere su, non va giù. E questa è la stessa cosa, io cerco il disequilibrio, ma il mio corpo ha una sua memoria e un suo modo per non cadere. Fidatevi del vostro corpo. Ultimo esercizio. Immaginate di essere un funambolo. Quindi qui c'è il filo, ok? Lì c'è il vostro obiettivo nella vita. Salto sopra il filo e comincio a camminare in equilibrio verso il mio obiettivo. Sempre prima la punta, poi la pianta del piede e infine il tallone. Ricordatevi che se fate questo cadete. Se vi guardate indietro cadete. Avete questo obiettivo ora? Ponete tutta la vostra attenzione verso questo obiettivo e anche se sarà un po' difficile raggiungerlo, con la giusta calma, con il giusto equilibrio, che vuol dire che quando qualcosa non va sapete non mollare e cercate di arrivare dove volete arrivare. Per oggi ricordatevi tutti questi esercizi, minimo 5-6 minuti.
Per oggi la trip sull'equilibrio è terminata. Vi ricordo le Patrizie sui social, Facebook, Instagram, sul sito www.patrizie.it e vi ricordo che sono iniziate le lezioni online di dizione, teatro benessere e comunicazione assertiva. Detto ciò, vi aspetto alla prossima clip e un bacio da Martina. Buon equilibrio a tutti!